Siamo sempre qui con Piero e cambiamo aiuola e vediamo invece in un'altra aiuola ai primi di marzo, cioè a metà marzo ormai, che cosa vediamo. Questa qui è una aiuola che avevo trapiantato del radicchio veneto di, come si chiama? Lusia. Di Lusia, perfetto, non mi veniva la parola, grazie. Di Lusia, che ho mangiato abbondantemente da settembre fino a Natale. Poi alcune piantine erano rimaste un po' mezze, come questa qui è marcia, è andata, ha preso freddo. Alcune si sono salvate, ho vangato leggermente il terreno, sempre dal fornitore che dicevo prima, mi ha dato qualche piantina di regina dei ghiacci e adesso aspetto il risultato. Quando l'hai messo giù? E Grosso modo 15 giorni, 20 giorni fa. Grosso per queste quanto tempo ci vuole invece? modo questo è un mesetto. Questo qui è dopo Pasqua, Ma vado. la regina dei ghiacci è quella da cespo e va tagliato il Esatto, cespo va completamente. tagliato il cespo, certo. Va bene. Però attendiamo il caldo che non arriva. Questo qui invece, vedi, siccome era dall'anno scorso, questo qui fra 15 giorni, anche meno, È già pronto per il taglio. questa qui no, questa qui la taglio proprio alla base, Certo. unisco sempre dai risultati che ti giri dall'altra parte che c'è la rucola, mescolo questa con la rucola che trovi dall'altra parte che è sempre un residuato bellico dell'anno scorso e mi faccio una bella terrina di insalata.